Due, forse anche tre, partite in una al Palasport di via Anconetana nella 25esima e penultima giornata di A3 maschile di volley. Erme Group San Giustino va sul 2-0 dominando i primi due set 25-15 e 25-19, poi subisce la reazione di uno Stadium Mirandola che accorcia nel terzo set chiuso sul 22-25. Quarto set super equilibrato e con bagarre ai vantaggi, quando per qualche secondo Erme Group viene decretata vittoriosa per 3-1, ma il video check ribalta la decisione divenendo focale per il 26-28 modenese che porta la partita al tiebreak, dove San Giustino legifera 15-9 strappando i due punti. 25 segnature per uno straordinario Cappelletti, 18 per Ristoskov, 16 con 6 muri per un Graniti quanto Nacci e 12 per Skudis nelle file biancoazzurre. Così alla fine arrivano gli applausi del pubblico per l'ottava affermazione casalinga su 13 gare giocate per gli altotiberini, che salgono a quota 41 ad un solo turno dalla fine della regular season. San Giustino conserva ancora speranze per l'accesso ai playoff, ma tutto passerà dalla trasferta del Palaravizza di Pavia contro Moyashi Garlasco, fissata per domenica 2 aprile alle ore 18. Devo dire che è una stagione che ci ha regalato delle belle soddisfazioni con i suoi alti e bassi, ma era in preventivo per noi il primo anno, dovevamo conoscere la categoria, dovevamo conoscere quello che era il campionato di A3. Crediamo di esserci giocato le nostre carte, siamo ancora qui a giocarci un accesso ai playoff, ci giocheremo tutta Garlasco, campionato equilibratissimo e siamo felici dei risultati ottenuti. Noi siamo stati bravi a ricompattarci, loro sono ritornati dal servizio, hanno provato onestamente, abbiamo espresso un gioco migliore noi, loro hanno alcuni giocatori di esperienza, sono provati a uscire fuori da 9 metri, è salito anche il loro posto e complimenti a loro per averci portato al tie break, ma complimenti alla mia squadra per aver dominato poi il tie break come ha dominato la prima parte della partita. Io sono orgoglioso di questi due punti presi e vediamo adesso, andiamo a Garlasco, ce la giochiamo, noi proviamo a fare tutto quello che possiamo fare e vedremo quello poi alla fine, faremo i conti. Sicuramente loro hanno venduto caro la pelle, venivano appunto da un trend positivo e quindi sono venuti qua super agguerriti con il sangue agli occhi, come si dice, quindi ci hanno veramente messo in difficoltà, pensavamo a una certa che la pratica era quasi conclusa, invece hanno tirato fuori gli artigli, hanno dimostrato veramente un'ottima, hanno espresso un'ottima pallavolo, quindi noi bravi perché poi abbiamo reagito bene, abbiamo poi portato a casa il risultato. Adesso testa Garlasco e è la finale, è come se fosse una finale per noi.